Mai come quest'anno sa di insopportabile presa in giro l'uso del termine festa abbinato alla parola lavoro. Nella nostra regione è eclatante il dato Istat dei senza impiego. Nella sola provincia di Napoli la percentuale dei disoccupati si attesta su picchi che superano il 50%. La media nel mezzogiorno tocca quota 14,9% ed è un risultato che sconta l'incremento del tasso di disoccupazione degli uomini dall'11,6 al 13,4 e quello particolarmente significativo delle donne dal 15,4% all'attuale 17,4%. Il tasso di disoccupazione degli stranieri si porta al 14,8% a fronte del 12,2% del quarto trimestre dello scorso anno. Centinaia di migliaia gli inattivi, quelli cioè che non cercano un impiego dicendosi pur disponibili a lavorare. Poi il fenomeno dello scoraggiamento, coloro che dichiarano all'Istat di non essere alla ricerca di un lavoro perché ritengono di non riuscire a trovarlo. In Italia questi soggetti hanno raggiunto quota 1.523.000, si tratta del dato annuo più alto dal 2004. In Campania, nel Sannio, il più basso tasso di disoccupazione, 10,6% rispetto alle altre province. Maglia nera, Napoli, che precede Avellino, 13,8%, Caserta, 13,6% e Salerno, 13,2%. In Campania si registra anche che negli ultimi anni si sono persi quasi 97.000 posti di lavoro, dei quali 53.700 nel sole settore dell'industria. In gran parte a soffrire la crisi una folta platea di precari over 40, gli stessi dimenticati dalla riforma del mercato del lavoro, veri e propri invisibili lasciati allo sbando o sulle spalle di genitori anziani. Stando ai dati Istat, si dovrebbe riconoscere in Campania nei prossimi mesi un miglioramento del tasso di occupazione tra gli over 35 o comunque aumenti lievi della disoccupazione. Ma la verità è ben diversa. Molti degli over 35 e 40 che perdono il lavoro, che non vedono il loro contratto da precario rinnovato, si rifiutano di iscriversi ai centri per l'impiego per mancanza di fiducia e di prospettive e perché rifiutano di qualificarsi come disoccupati, restando nella perenne attesa che una piccola consulenza, una collaborazione occasionale diventi continuativa, il che falsa tutti i dati sulle prospettive di una generazione sacrificata sull'altare della flessibilità di venuta a scarto per molte aziende che trovano più conveniente spremere un giovane laureato piuttosto che ricorrere alla loro esperienza.